Ok. Buongiorno prof. Ciao. Buongiorno a tutti. Siamo qui con una nuova puntata del lavoro del naturalista. Il nostro ospite di oggi è il professore Pasquale Raia, che si è laureato in scienze naturali, ciclo unico, qui alla Federico II. Poi ha ottenuto un dottorato presso l'Università del Molise e successivamente è tornato alla Federico II, prima come ricercatore e poi docente, tenendo corsi di paleontologia degli invertebrati, in passato anche paleontologia dei vertebrati, paleontologia evoluzionistica e paleoantropologia. Tra l'altro, lui è un ricercatore appunto che pubblica su diverse riviste di un campo internazionale e nazionale. E l'intervista di oggi è un po' diversa, è in diretta, quindi spieghiamo ai nostri amici di ASNU come funziona oggi. Potrete mandarci le domande in qualsiasi momento su Facebook o YouTube o anche i nostri canali Telegram. La mia cara regia me li manderà qui sul tablet. E avete due opzioni, potete sia mandarceli, diciamo, anonimi, se non volete che il vostro nome venga detto, altrimenti nome, cognome e la domanda. Iniziamo. Possiamo dare, ragazzi. Ciao a tutti. Noi oggi iniziamo con lei, cioè abbiamo avuto questa voglia di averla come ospite, in quanto molto spesso viene detto che lei è un naturalista tipico, viene utilizzato questo aggettivo e quindi iniziamo proprio con questa domanda: come mai questo aggettivo nei suoi confronti? Arianna, in realtà dipende, cioè, dipende da che cosa è tipico. Se è tipico e tradizionale, allora da questo punto di vista sì. Nel senso, scienze naturali, anche quando ero io studente, per avere questa cosa, era innanzitutto la fucina dei docenti di matematica e scienza, alle superiori e alle medie. E aveva un approccio molto legato che è quello tradizionale, molto molto legato all'ambiente, alla natura, letteralmente al toccare la natura. E se vogliamo anche un po' naif, poco moderno, diciamo così. Quindi da questo punto di vista rispetto alla tradizione sì, sono decisamente atipico. Se invece vogliamo vedere come in molti altri posti in giro per il mondo, no, è così, è veramente atipica la mia produzione. Però in realtà diciamo che a volte, diciamo, voci di corridoio, mettiamola così, utilizzano questo aggettivo atipico anche per il suo ruolo da paleontologo. Lei, è visto in modo atipico perché diciamo che nella mente dei più, soprattutto degli studenti giovanissimi, paleontologia uguale a dinosauri, scavi e quant'altro. Noi sappiamo bene che lei li utilizza i fossili in modo differente e quindi la domanda che le pongo è: cos'è per lei la paleontologia? Ma cos'è per me? Cos'è per tutti? La paleontologia è la storia della vita, niente di diverso da questo. Dopodiché come decidi di approcciarti alla cosa per capirla, la storia della vita è un discorso diverso. Sostanzialmente tu hai senso usare parolone, cioè l'approccio molto localizzato su quello che stai guardando, l'approccio ideografico si chiama. Oppure c'è un approccio più a grande scala. Io da naturalista mi sono sentito naturalmente portato verso questo a grande scala. Perché per me la storia della vita significa la storia della diversità nel tempo, nello spazio e possibilmente in futuro anche. Ok, piccola pausa, giro un po' il microfono perché intanto abbiamo i feedback proprio perché siamo in diretta, dicono che sentono poco il prof. Quindi giriamo un po' verso il prof e andiamo avanti. Eccola qua, la nostra domanda di rito. Ok. Perché lei ha scelto scienze naturali? La mia risposta non so quanto è di rito, nel senso che non l'ho mai scelta scienza naturale, cioè mi spiego. La prima idea era di andare in ingegneria, nel senso che a me piace molto la tecnica e l'idea era di studiare gli aerei, in particolare l'idea di come è cambiata il disegno degli aerei e la tecnica di produzione di aerei. I miei studi superiori sono stati in questo campo, tra l'altro. Io ho studiato un istituto che sta al Corso Malta a Napoli, in cui si preparano per i periti costruttori aeronautici. Il mio diploma era questo. Dopodiché, diciamo, ho fatto come fanno anche adesso gli studenti, forse un po' meno per la verità.
ho fatto un giro di rito delle facoltà, come si chiamavano una volta, cercando di capire più o meno com'era la roba, e l'ingegneria ha perso immediatamente il suo appeal quando sono andato a Piazzale Vecchio la prima volta. Però c'era un'alternativa, l'alternativa era lo studio di come cambiano le cose vive, mm-hmm. no? In alternativa agli aerei. E per me sarebbe stata biologia, perché io non conoscevo dell'esistenza di scienze naturali. Però la fortuna è stata che mia sorella, che invece poi si è laureata in lingue, quindi tutta un altro pianeta, ha fatto un anno di biologia e non gli è piaciuto. Ok. Per via dell'approccio molto riduzionista, molto lab-based, diciamo. Lei pensava all'inizio, poi le scelte che si fanno all'inizio ci sta, tipo piacere o meno, dipende molto, è un po' come i famosi 6 secondi iniziali. A lei non è piaciuto, io, lei più grande di me, l'ho un po' seguita, cercando alternative a ingegneria, che per me era diventato no, è uscito fuori che potevo studiare scienze naturali per capire appunto la storia della vita, una cosa che mi piace molto, l'idea dell'evoluzione, Darwin e via dicendo. All'epoca era solo un puro innamoramento giovanile. Vabbè, diciamo che lei non sapeva della conoscenza di scienze naturali come Io no, ormai c'è su anni che ci conosciamo, damoci il tuo. Va bene, ci proverò. E tu praticamente hai conosciuto scienze naturali come quasi il 90% degli studenti che conosco. Ci sono caduto dentro. Esatto, esattamente così sei rimasto un po' intrappolato da scienze naturali. Precisamente. Vabbè, io prima non ho voluto fare un elenco degli articoli che tu hai fatto, sono davvero tantissimi, e anche il livello dei tuoi articoli, delle riviste su cui hai pubblicato. Visto che lei c'è un modo gentile di dire sono vecchio. No, spesso i ragazzi però pensano che per poter fare ricerca devi andare all'estero piuttosto che rimanere in Italia. Di questa affermazione vorrei un tuo pensiero. Questa qua è una roba su cui ci si confonde molto, tra l'altro a tutti i livelli, perché non sono solo i ragazzi, sono pure i miei colleghi, che alcuni di loro confondono l'estero con automaticamente meglio. In realtà non è fatto così. Ci sono, ovviamente è un po' come la storia delle Hit Parade, no? L'estero sono tantissimi paesi, tantissime facoltà, tantissimi colleghi. È ovvio, se estero diventa una sola categoria, allora trovai il meglio della determinata cosa, che può essere in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, piuttosto che in Cina, piuttosto che in Gran Bretagna, beh, allora è facile. Però, tante volte, andare all'estero significa anche imbarcarsi in una roba che va bene l'esperienza, molto 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 bene l'esperienza. È meglio certo. Della tecnica. Sì, adesso va, ci siete. Ci siamo? Ok, per adesso. Va bene. Vabbè, ci scusiamo... È il bello della diretta, ci possiamo fare niente. Tanto ne fondi verso un altro tipo. Automaticamente. Vivo fatto un'interview è un modo di il modo che hanno all'estero, nella maggior parte dei paesi, di dare le posizioni. Con l'università di Helsinki ero stato preso. È un ricco contratto, devo dire, molto ricco. Però poche settimane, in realtà proprio poche settimane dopo, ho vinto un posto da ricercatore qua, alla fine ho deciso di rimanere in Italia perché secondo me, allora, il lavoro è una parte importantissima della vita, per me è assolutamente prioritario, però secondo me le persone devono cercare di essere felici, la cosa principale per cui siamo vivi è questa, cioè cercare di essere felici, e credo che lasciare i tuoi affetti, rinunciare all'idea, magari all'inizio lo puoi vedere sciocca o eccessiva, di coltivare qualcosa lì dove sei. Se tu rinunci senza nemmeno provare, capisci? L'Italia è il paese più bello del mondo, è il posto dove si mangia meglio in assoluto, c'è una bellissima diversità, c'è un patrimonio culturale magnifico, c'era mamma e papà, e quindi dovevo essere convinto per andare fuori. Sì, i soldi erano tanti di più, però una volta avuto la possibilità di provarci qua, vero è, questo però va aggiunto, che provare qua significa investire su un'idea, su un sogno, e secondo me le persone devono sognare, io ancora adesso a 46 anni lo faccio, che è quello di fare qualcosa di buono qua, l'importante è qua, di far cambiare un pochino intorno a me qua. E mentre invece se accettavo quel contratto, sei tu, soprattutto i paesi anglosassoni, e dal punto di vista accademico la Finlandia è fatta così, l'investimento è della persona sulla persona.
La persona può in qualsiasi momento decidere di andare altrove, non è che deve curarsi troppo poi dei rapporti personali, e allo stesso tempo il dipartimento che ti ospita può decidere che non ha più bisogno della tua linea di ricerca. Quindi sì, tantissimi soldi, tantissime opportunità, però sei tu e solo tu, i tuoi affetti sono dall'altra parte e non costruirai nulla, perché se tu ti devi spostare di continuo, chiaramente no. Ma io devo portare tutti appresso e pretendere ogni volta che c'hai posizione per te e tutto il tuo team. Ah, normale. Ok. Regia, possiamo continuare? Salterà. No, ma fa niente. Fa niente, se vede registrato chi salta il pezzo. Sta registrando? Sta registrando quello che stiamo streamando. Bene. Vabbè. E vogliamo fare una pausa, vogliamo capire se riusciamo a risolvere questa cosa. Sta andando. Sta andando. Sta andando. Ah, ok. Dai, ok. La prossima domanda è: qual è il percorso che uno studente potrebbe seguire per fare la ricerca? Quale ricerca? Ricerca scientifica. Dipende, nel senso... Nel campo, ovviamente, io rimango il campo delle scienze naturali. Molte volte lo studente che fa lo studente non conosce qual è il percorso dopo. C'è il fatto che ci sia un dottorato, una ricerca, questa gerarchia molto spesso non è spiegata e lo studente magistrale, per lo più che quello triennale, mi piace la ricerca, mi piace il professore a cui mi sono affiancato, magari il professore a cui gli si è affiancato glielo spiega pure come funziona, però se non si affianca a qualcuno che diciamo ha interesse o qualsiasi cosa sia, questa scala non viene spiegata, magari se ha voglia invece lei di spiegarci. È molto semplice, la tesi triennale serve solo a preparare di base la persona. Il percorso vero comincia con la tesi magistrale, in particolare con la tesi fatta durante il periodo magistrale, durante il percorso di studi magistrali. Dopodiché bisogna cercare l'accesso a un dottorato di ricerca, che è un passaggio assolutamente inevitabile, è il più importante di tutti. Dopo devi armare buonissima pazienza, capacità di vivere con poco e spirito di sacrificio. Queste sono tutte cose fondamentali. Dal punto di vista dell'approccio, un consiglio che secondo me è fondamentale, che i ragazzi seguono, ed è quello di scegliere con grandissima cura il docente a cui si affida. Esiste un strumento, peraltro gratuito, per capire, Google ne fornisce, per capire se la persona a cui hai deciso di affidarti è una persona attiva, quindi se pubblica a un certo livello, eccetera. Che è una cosa che dovrebbero fare pure i genitori, secondo me, perché se io investo dei soldi per la cultura di mio figlio, per la preparazione di mio figlio, e credo realmente, come credo io, che quello determinerà parte del suo futuro, poi questi soldi siano un investimento migliore possibile, quindi è molto importante vedere in mano a chi lo sto mettendo, questo ragazzo qua. Dopodiché, le cose che sono necessarie, come dicevo prima, la prima, assolutamente fondamentale, è lo spirito di sacrificio. Io capisco benissimo, lo dico a tutti gli studenti che poi mi sono tenuto, perché sono bravi, capisco benissimo che tu a 22-23 anni è facile trovare delle cose più divertenti da fare, veramente non ci devi nemmeno pensare, è proprio in automatico. Però se vuoi fare questo, e lo vuoi fortemente, che è una delle condizioni sine qua non per riuscire, allora devi fare delle rinunce, ci vuole impegno, su questo non c'è dubbio. E l'altra è capire un fatto che in Italia non si insegna, questo sì, in questo veramente è meglio l'estero, è che la nostra è una società tecnica che sta andando verso il diventare più tecnica, quindi trattare i numeri è assolutamente fondamentale. Se ne avete troppo pochi o troppo semplici, chiedetene di più, io questo dico agli studenti. Quindi, diciamo agli studenti di scienze naturali di non demonizzare la matematica. No, ma non è... Allora, no, che no, succede? L'ho fatto perché... anch'io, ho demonizzato allora, la ascolta, matematica, la statistica. Ascolta, non è nemmeno così, perché noi... Questa qua, nelle art science, è veramente matematica. A noi è statistica, no? Perché noi è un approccio frequentista, perché non sempre i fenomeni naturali si comportano allo stesso modo, e meno male, perché li rende più belli. Però devi... quello che devono capire i ragazzi è che in una società tecnica raccontare una storia, per quanto vera, per quanto interessante, non è la stessa cosa che provare una storia.
il rendere la tua disciplina, molte delle subdiscipline di scienze naturali sono così, rendere la tua disciplina veramente utile alla società, che è una cosa importante, significa presentare dei fatti, e questi fatti devono essere comprovati, quindi servono i numeri. Il resto possono essere idee brillanti, ma per lo più su chiacchiere. Passiamo a un'altra domanda. E arriviamo a un punto interessante. Nel nostro ultimo salotto abbiamo avuto come ospite un suo collega, il professor Domenico Fulgione, nonché il coordinatore di Scienze Naturali Triennale e Magistrale, che ci ha illustrato quali saranno i nuovi percorsi. E lei pensa che con questo cambio che ci sarà a Scienze Naturali, per lo più forse sulla magistrale, si possono aprire nuove strade sui famosi green job, a cui un naturalista, a mio avviso, poi magari perché lo sento che sono appena laureata, ha diritto di farne parte? Ma più che diritto, l'idea nostra, mia e di Mimmo, soprattutto nei due nuovi percorsi, perché ce n'è uno per la triennale che per la magistrale, e soprattutto in quello della magistrale, è di preparare dei ragazzi che sono in grado di farli questi green jobs. Io prima stamattina, sapendo dell'intervista, ho trovato una lista di 62 potenziali, di cui una trentina sono green jobs per naturalisti praticamente nuovi, ma veramente 30, sono veramente tantissimi. Questo perché ovviamente per le situazioni che stiamo vivendo adesso e che vanno incontro a un fortissimo peggioramento, che sono legate al global change, guidate soprattutto dal cambiamento climatico, noi avremo tutta una serie di problematiche e fortunatamente anche tutta una serie di investimenti che sono direzionati a mitigare gli effetti del global change. Ora, lavorare in maniera efficace in questa disciplina, in questa mega disciplina, in questo grosso problema che ha l'umanità, che è uno dei principali, se non il principale che ha l'umanità per i prossimi 30 anni almeno, è una roba da naturalisti. Però questo comporta preparare dei ragazzi a farlo sul serio, a farlo in maniera competitiva e a farlo in maniera efficace. L'idea che abbiamo avuto con Mim e con gli altri docenti, soprattutto la magistrale, perché abbiamo creato questo nuovo percorso, è proprio di preparare i ragazzi a questo. Ci sono, per esempio, Mimmo forse te l'avrà detto, materie nuove come lo studio della transizione energetica. Noi abbiamo ritenuto necessario, proprio perché ci interessa che i ragazzi siano professionalmente legati alle nuove opportunità, perché una parte, questi 30 che ti dicevo, su quelli che ho scorso così stamattina, sì, ma ce ne sono tantissimi altri che usciranno fuori. Però, di nuovo, per essere realmente degli attori su questo mercato del lavoro, questo in particolare significa sapere un giorno che è sufficiente quello. Devi avere quello che una volta si chiamava approccio olistico, cioè devi poter vedere le cose a grande scala per dire realmente la tua. Ma dire la tua significa andare da, possono essere gli industriali tanto quanto i pubblicitari, e dirgli: guarda, questa cosa fatta così non va bene, bisogna farla in quest'altro modo qua, perché sennò succede questo, 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 questo. E quando gli racconti questa storia qua, deve essere basata su conoscenze reali, molto profonde, che su quelle tipiche del naturalista, almeno come lo immagino io. E come vorrei che i ragazzi della prossima magistrale siano in futuro. Stiamo cominciando adesso, sicuramente non sarà tutto perfetto all'inizio, questo non è possibile immaginarselo, però intanto stiamo cominciando. Certo. Intanto sono arrivate due domande. E la prima è: dopo la laurea in scienze naturali, qual è stato il percorso per diventare un paleontologo? Non c'è il percorso per diventare un paleontologo. Io volevo, quello che volevo era, come ho detto prima, era studiare l'evoluzione, cioè perché la vita cambia. Dopodiché ci sono varie strade possibili, per la verità. Io sono stato più o meno raccattato da una persona tantissimi anni fa, era il 1999, posso dire 2009, così, no, 1999, e lui mi ha fatto conoscere la possibilità di studiare l'evoluzione attraverso i fossili, ma ci sono altre strade possibili. E per la verità, molto di quello che mi definisce atipico, secondo me, è proprio il tentativo di unirle queste strade, cioè di contaminare discipline diverse. Questa domanda mi ha fatto ricordare che molto spesso tra gli studenti in generale, sia triennale, magistrale, c'è spesso, quando intervistiamo qualcuno che
noi quando facciamo il nostro format scriviamo il lavoro del naturalista, due punti, il lavoro col nome della persona. Ovviamente a lei abbiamo messo paleontologo, qualcun altro abbiamo messo al professore Giovannelli, microbiologo e quant'altro. E vedo che molto spesso i ragazzi chiedono: come fai a diventare quello? Come fai a diventare quest'altro? Tipo, la domanda che mi sono posta io prima di iscrivermi a scienze naturali è: come faccio a fare lo zoologo? Così, okay, all'improvviso. Quindi è una domanda che, come posso dire, è molto frequente negli studenti. Posso dire questo? Premesso che a me anche 2 anni fa circa ho dovuto tenere diverse interviste, perché pubblichiamo una cosa in particolare, per dicendo, anche per Newsweek, sta roba qua, questi giornali importanti. E mi colpì molto una cosa che un giornalista mi ha definito antropologist, cioè antropologo, uno evolutionary biologist, cioè biologo evolutivo, uno naturalista e uno paleontologist. Quindi se dovessi stare appresso a sta roba qua non si capisce bene cosa, esatto. Andrei in confusione. Naturalista è la roba che io preferisco, in assoluto, perché secondo me è quello che descrive me. Per quanto attiene a quello che hai chiesto te, secondo me è come un processo di stepping stone, no? La cosa veramente importante è dove metti il primo passo. Quando tu lasci letteralmente la riva sicura, che sarebbe il percorso della magistrale, e dove metti il primo passo, cioè che cosa fai per la tesi. Lì cominci a capire un po' che cos'è professionalizzare te stesso, perché non sei più quello che impara e poi dopo qualche settimana o sperabilmente o peggio qualche mese deve andare a conferire con un docente per farsi mettere un numero là sopra. Lì sei qualcuno che comincia a produrre scienza, e quello è il primo passo proprio, sarebbe la tesi magistrale. La triennale sì, molto in teoria, ma in realtà non è così, è la tesi magistrale. Dopo, un po' l'esperienza che hai fatto, perché quello che il momento in cui cominci tu a produrre scienza, è un po' la passione, quelli che poi naturalmente ti diranno, le etichette vengono dopo, non devi seguire le etichette, è al contrario, tu devi seguire la passione, è quello che, premesso che costa sacrificio, te ne costa un po' di meno perché ti piace. Dopodiché naturalmente andrai a lavorare su una roba perché ti piace, perché c'è l'opportunità, perché te lo fai in gamba, quello che è, e poi le etichette te le darà qualcuno dopo, non è molto importante. È arrivata un'altra domanda che, allora, prima te la pongo, poi faccio un piccolo commento perché forse l'ho capita, che è: come affrontare lo studio da autodidatta? Come strutturarlo? Spesso capita che il percorso di studi non sia sufficiente, spesso si va alla cieca facendo un lavoro enorme ma disordinato. Io credo che appunto il fatto sia che molto spesso tu segui il tuo percorso di studi, alcuni docenti diano degli input che ti fanno nascere la curiosità, che credo sia la cosa più importante per un argomento piuttosto che per un altro. Spesso anche tu nel tuo corso di paleantropologia si parla tantissimo di psicologia, quindi magari se qualcuno se ne appassiona la vuole approfondire, sì. O qualsiasi altra cosa, si parla di zoologia, si vuole approfondire qualche argomento. Quindi appunto, secondo te è possibile, io modifico la domanda, farla da autodidatta? No, gli studenti fanno fatica a capire, perché noi non siamo bravi a spiegare, una cosa fondamentale. Quello che è lo studio universitario è, diventi un po' il jack of all trades, no? Dicono gli inglesi, cioè capace di fare qualcosina di un po' di tutto, scienze naturali soprattutto, sì. Fatta così. Deve essere così, perché quella è la riva sicura da cui poi parte, hai capito, il primo passo, sì, della stepping stone. Tu in realtà non sai, quando metterai quel piede e rischi di cadere, che è il momento della tesi, sperabilmente la tesi magistrale, tu non sai che cosa ti servirà. Il problema vero è che non sai cosa ti servirà. Sicuramente ti posso dire una roba, che i bignami dei bignami dei bignami, cioè gli appunti, la sintesi degli appunti di quello che l'ha fatto 3 anni fa, ha preso 30, sicuramente è la cosa peggiore che puoi fare. C'è una cosa che vuoi, no, beh, non tu perché ormai è finito, che gli studenti sottovalutano molto, è sui libri. I libri hanno le informazioni scritte in maniera sistematica, corretta, ordinata. Quasi tutti i libri universitari sono molto buoni, quasi tutti, ok, non tutti, ma veramente quasi tutti. Lì le info ci sono. Se tu invece pretendi di fare il bignami del bignami del bignami, perché a te interessa finire una sessione solo in ritardo, addirittura in un anticipo, anziché quello che riesci a incamerare culturalmente, se fai questo,
il problema diventa quello che fai tu a te stesso, non se lo puoi fare da autodidatta o meno, non c'è proprio bisogno di farlo, è già pronto. E quando metterai il piede per la prima volta fuori dal porto sicuro, fuori dalla riva sicura, non sai che cosa ti servirà. Quindi più ne hai dentro è meglio, migliori sono le tue chance. Va bene. Io ho la mia ultima domanda, e così lo dico a tutti che stanno seguendo, se vogliono prepararsi qualche domanda lo fanno adesso, che è la domanda di solito di chiusura dei nostri salotti di questo format. Quanti anni hai? Non rispondo. No, non è quello. L'ho già detto. La domanda è: qual è un consiglio che daresti a uno studente che viene a bussare alla tua porta, il classico studente che dice io non so cosa fare, cioè mi sta piacendo quello che sto facendo ma non so cosa fare? Se ti sta piacendo, la risposta è continua. Sì, semplicemente continua, darsi dentro, tanto accetta qualche sacrificio adesso, perché te l'ho detto prima, Anna, a 23 anni, a 22 anni è facilissimo trovare della roba più divertente, anzi ne trovi 10 al giorno che vengono prima dello studio. Ma se una cosa veramente ti appassiona, in realtà non ti pesa poi così tanto. Primo consiglio è: fidatevi un po' di più dei vostri docenti, okay, per una questione di esperienza, non per altro. Secondo è: fate attenzione ai libri, perché là le cose sono scritte, i libri, noi bignami dei bignami. E il terzo, il consiglio che do sempre anche ai genitori, è: lasciategli fare quello che gli piace. Sicuramente non mi sentirai mai dire, non lo dico adesso, vai su Alma Laurea, vedi qual è la percentuale di occupati dopo 3 anni, la vita è un po' più di questo secondo me. Sì, perché molti studenti probabilmente, anche all'esterno, perché me lo sono sentita dire anch'io da studente, ti vai un po' in questa crisi nel momento in cui dici cosa fa scienze naturali, cos'è? Ti cade il mondo addosso, perché quindi un po' l'onda green che ha portato a Greta, sostanzialmente. Esattamente. Se la regia mi dice che non ci sono altre domande, magari ok, chiudiamo con questa, con questo consiglio che ci siamo dati. La ringraziamo per aver accettato di fare questa intervista in diretta con noi. Grazie a te. Grazie, ci scusiamo con lei e con gli studenti se ci sono stati dei problemi tecnici, appunto è il bello della diretta. Magari faremo anche qualcos'altro se lei ne avrà voglia, se tu ne avrai voglia. Esatto. Va bene, ok, ciao a tutti. Grazie, ciao.